Mio papà mi ha sempre detto che l'œuf è il venia dal bec, cioè la quantità di uova che una gallina produce dipende dall'alimentazione che riceve. Questo vale in tutti i campi e vale tanto anche nelle vacche da latte ed è per questo credo che è da più di 15 anni che utilizzo il BioSprint. Mi chiamo Agostino Fedeli, ho 67 anni e lavoro in questa azienda agricola da sempre. La cascina Resentera era stata presa in affitto da mio nonno nel 1909 dall'Ospedale Maggiore di Milano. E adesso abbiamo 600 vacche da latte e un totale di 1200 capi e conduciamo 600 ettari. Chi alleva le vacche da latte sa che deve fare molta attenzione all'alimentazione. Io ho sempre avuto un po' un'attenzione particolare per i lieviti. Ho incominciato già, penso almeno un 30 anni fa, a fare delle prove con i lieviti, partendo anche dal fatto che quando le vacche non stavano bene, gli si dava il lievito per fare ripartire il rumine, che è un organo fondamentale, è il più imponente che c'è nella vacca da latte. E poi, circa 15 anni fa, più di 15 anni fa, quando ho provato il lievito della Prosoli, il BioSprint, ho visto degli ottimi risultati. Per me i risultati più evidenti sono tre, che c'è una migliore digeribilità della razione, i blocchi ruminali che sono praticamente spariti, sono assenti, e quindi tutto questo porta a un miglior benessere della mandria e questo è fondamentale. BioSprint è davvero un valido alleato. Non è la polverina magica che risolve tutti i problemi, perché io devo stare molto attento ad avere dei foraggi di qualità, questo è evidente, però i problemi ci sono lo stesso. Ecco, il BioSprint mi aiuta a risolvere questi problemi, dalla mia esperienza mi ha aiutato e mi aiuta. Lo utilizzo infatti in modo continuativo. È evidente che la sua efficacia si può vedere di più nel periodo estivo, quando le vacche mangiano meno. Però i benefici che dà in estate per me li dà tutto l'anno, anche se sono meno visibili, però li dà sempre. 4 grammi, 5 grammi capogiorno sono piccole dosi che incidono pochissimo nel costo alimentare delle vacche. E poi vedo che è un prodotto molto stabile. Conservato molto bene, conservato sottovuoto in confezioni da 15 kg e io vedo che quando uso l'ultimo sacco della consegna precedente ha le stesse identiche caratteristiche del primo sacco che ho aperto immediatamente dopo la consegna. Questo lavoro è un bel lavoro, per me è uno dei più bei lavori che ci sono. Quando alla sera un po' si fermano tutti e io esco e cammino qua in corte in mezzo agli animali, è un momento bellissimo.